Dopo lo scontro con Elisabetta Gregoraci, nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello VIP, Pierpaolo Pretelli è apparso un po' giù di morale, tanto da far preoccupare gli altri protagonisti della casa, Malgioglio in primis. Guarda come è ridotto quel ragazzo di nuovo, era tanto felice. Non mi piace che sia così triste. Mamma mia! Malgioglio si è sfogato con Daiane Mello che, per tutta risposta, ha cercato di tranquillizzare l'amico sullo stato d'animo vissuto da Pierpaolo Pretelli. Si riprenderà, vedrai, si riprenderà. Ed infatti così è accaduto. L'ex velino dopo alcune ore è apparso nuovamente sereno ed in pace con se stesso, tanto da ricevere molteplici critiche dal web. Nel corso della serata di ieri, Pier ha scherzato con Tommaso Zorzi e il web ha notato quanto i due innamorati delusi si stiano divertendo, ironizzando sulla questione. Pretelli, in merito ad Elisabetta Gregoraci, ha anche svelato di sentirsi in colpa per essere felice, cosa sbagliatissima e per fortuna si è reso conto. Secondo Pier, infatti, proprio la Gregoraci dovrebbe essere felice per la sua ritrovata serenità, visti tutti i paletti che lei ha sempre posizionati davanti a loro, parlando di un'amicizia che non sarebbe mai potuta andare oltre. Io non capisco per quale motivo Pretelli e Zorzi stiano ricevendo così tante critiche dal web. Grazie per aver visto il video, iscriviti al canale e lascia un like per supportare il lavoro.